Grazie. Allora sono Antonio Bonaldi, sono medico, per molti anni sono sempre occupato di sanità pubblica e per molti anni ho fatto il direttore sanitario degli ospedali, ospedali universitari. Adesso sono in pensione e mi occupo comunque ancora in qualche modo di medicina e di servizi sanitari, ma da un altro punto di vista, dall'altra parte. E abbiamo fondato con un gruppo di amici questa associazione che si chiama Slow Medicine, ormai 10 anni fa, che non è una società scientifica, ma un'associazione fatta da professionisti, non necessariamente medici, cittadini, pazienti, gente che in qualche modo vuole affrontare la salute, quello di cui parliamo oggi, in una maniera diversa. E il titolo del libro è proprio Un nuovo modo o mondo per fare salute. Allora, cos'è questo nuovo modo per fare salute? Da che cosa nasce questa idea? L'abbiamo già sentito dagli interventi precedenti. Quello che vorrei dire è che la salute sostanzialmente è la cosa più preziosa che abbiamo. No, senza la salute non facciamo nulla. Se è la cosa più preziosa che abbiamo, allora dovremmo almeno sapere che cos'è. Qualcuno dovrebbe insegnarci che cos'è e come preservarla. E di questo abbiamo delegato i medici e la medicina, in qualche modo. Ma i medici e la medicina sono in grado di effettivamente occuparsi della salute e di come farci star bene? Io sono medico, vi ho detto, ho dedicato tutta la mia vita professionale nei servizi sanitari e direi sì, la medicina è importante. Quando stiamo male andiamo dal medico, andiamo con fiducia, andiamo negli ospedali, qualche volta non funzionano, ma cerchiamo di farli funzionare meglio. Ma la salute è un'altra cosa. La salute non si identifica con la medicina. La medicina è una cosa importante, ma la salute è un'altra cosa. Noi diciamo che la salute si identifica con la vita. La vita in tutti i suoi aspetti. La salute, si dice, definire la salute è una cosa che ci sono cimentate migliaia di persone, sono scritti volumi di biblioteche, di libri, eccetera. Perché la salute, in ultima analisi, non è una cosa che vive di per sé. La salute non è localizzabile. La salute è semplicemente emerge, e dico emerge non in maniera causale, cioè emerge dall'interazione tra diversi elementi. Quali elementi? Gli elementi che riguardano, dicevamo, la vita, e quindi che riguardano elementi che riguardano ovviamente il mio corpo e la mia biologia, questa è una cosa importante, ma riguarda anche l'ambiente in cui vivo. Quale ambiente? L'ambiente sociale, la famiglia, la città, le persone che mi stanno vicine, riguarda l'ambiente fisico, come coltivo i campi, come disegno le città, come costruisco le case, come organizzo il lavoro. Sono tutte cose che ci fanno stare bene o male. E sono cose, vedete, come ci alimentiamo, come ci organizziamo, eccetera. Sono tutte cose che non riguardano la medicina, riguardano la vita e riguardano diversi professionisti. E quindi sono tanti professionisti che devono occuparsi della salute. E questo è lo scopo un po' del nostro stare insieme e del vedere la salute da diversi punti di vista.
Per cui guardate il libro e vedete che si parla di ambiente, si parla di società, si parla di lavoro, si parla di tante cose e non si parla di medicina, ma volutamente. Per la medicina ci sono le scuole di medicina, ci sono i medici, eccetera. Vogliamo parlare di salute, di questo nuovo modo di fare la salute, perché se distruggiamo il nostro ambiente, se distruggiamo, poi se ne parlerà, effettivamente di salute non ne potremo parlare. Quindi il tentativo è proprio quello di far capire che la nostra salute, il nostro benessere, il nostro star bene dipende da tante cose, dall'interazione di tutte queste cose, e se siamo un po' più consapevoli di quello che comportano le attività umane, le nostre relazioni sociali, il nostro star bene, sicuramente abbiamo alcune cose da imparare che potrebbero effettivamente regalarci un po' di benessere, un po' di salute. Il nostro tentativo, il nostro obiettivo con questo libro è di provare a scriverle queste cose, a scriverle in un modo anche molto semplice, in modo che uno le legge e dice: ah, non avevo pensato che effettivamente se invece di usare l'acqua comprata nelle bottiglie di plastica uso l'acqua che scende dal rubinetto, in genere è potabile, e questo ha a che fare con la nostra salute, ha a che fare, ma certo, quindi ci sono tante piccole cose che uno potrebbe dire, e adesso finisco, ma ci sono così tante persone che hanno a cuore la nostra salute, per cui perché deve esserci qualcun altro che se ne occupa? Se voi aprite Google, aprite col web e digitate salute, voi vedete che ci sono un sacco di persone, di siti che si occupano di salute e che dicono: io ho a cuore la tua salute, la tua salute è la prima cosa che interessa a noi. E cosa fanno questi qua? Sostanzialmente hanno sempre qualcosa da vendervi. Che cosa sono? Acque della salute, cosmetici, alimenti, non parliamone, cioè un sacco di cose da comprare. Oppure cosa vi dicono per tutelare la vostra salute? Io ho molto a cuore la tua salute, vieni da me, che ti faccio dei bei test, ti faccio tutte le analisi, ti faccio tutte queste cose, perché queste così ti tutelerò la salute. Ecco, queste sono trappole, perché non è assolutamente vero, perché è stato smentito da tutte le scienze. I check-up non servono, fare i controlli quando uno è sano, tranne casi del tutto eccezionali, non serve. E quindi queste vetrine, queste cose qui di gente che si occupa della vostra salute sono trappole. Noi cerchiamo di evitare questa roba qui, di dire: guardate, se avete a cura la vostra salute, leggete il libro e sarete premiati.